Sul consiglio, per noi le conclusioni sono un'ottima base di partenza. La soddisfazione espressa dalla Premier per le posizioni dell'Italia, che nel documento che accompagna il Consiglio d'Europa che si chiuderà domani, sono evidenti. Su migrazione, su Tunisia, su flessibilità nell'utilizzo dei fondi per quello che riguarda le materie economiche, sui primi passi per un fondo sovrano europeo, ci sono le posizioni italiane, ma la bozza di conclusioni, ma sia per noi assolutamente soddisfacente in apertura. All'ordine del giorno del dibattito dei 27 nel Palazzo del Consiglio ci sono ancora i flussi migratori, la Tunisia, la guerra in Ucraina, il futuro dei rapporti con Pechino, il partenariato strategico tra Unione e NATO, fronte unico in difesa di Kiev, come dimostrato dalla presenza del segretario generale Stoltenberg. Ma è sui flussi migratori che Meloni insiste. Siamo davvero riusciti a cambiare il punto di vista, insomma, tra l'annosa divisione, no, tra paesi di primo approdo, paesi di movimenti secondari, a un approccio unico che risolve i problemi di tutti. Meloni si dice soddisfatta dei 12 miliardi in più per i flussi migratori annunciati da Ursula von der Leyen nell'ambito della revisione di bilancio e sulla Tunisia, inserita nel capitolo delle relazioni esterne, sottolinea un cambio di passo. Il fatto che ci sia un paragrafo dedicato alla Tunisia, che racconta di quella idea di partenariato strategico con i paesi del Nord Africa, che è insomma un cambio di passo molto importante sul ruolo dell'Europa nel Mediterraneo, di cui l'Italia è stata portatrice in questi mesi. L'arrivo della Premier italiana qui a Bruxelles al suo quarto consiglio da quando il nuovo governo si è insediato era molto atteso dopo le dichiarazioni di ieri alle Camere e su alcuni importanti temi come le politiche antinflazione della BCE, Meloni è tornata anche oggi. Per quanto riguarda invece la situazione dei mutui che preoccupa moltissimi italiani, lei ieri è stata molto netta per quanto riguarda i tassi della BCE. Quello che riguarda la strategia della BCE, ho già detto che cosa penso. Sui mutui il governo era già intervenuto, è un grande tema, è un tema sul quale siamo stati sensibili fin dall'inizio. Lei ricorderà che nella nostra legge finanziaria noi abbiamo immaginato una norma per consentire a tutti di poter convertire il loro mutuo a tasso variabile in mutuo a tasso fisso. Bisogna fare di più. Bisogna fare di più, è una delle materie che sto discutendo particolarmente col Ministro dell'Economia, ma sicuramente soprattutto a fronte appunto delle scelte che vengono portate avanti, questa è una di quelle materie sulle quali l'impegno del governo deve essere quotidiano.